ちは、ラ雑貨のまゆみです。オッチファッチャモラブースタコングルーケウザーバヌペリドーノアカポダーノカールタセイリチペルベンティセッティチェンティメトリ、メッティアモコローレデラストリッシャソープラアベルティカーレディギアモドゥエディアゴナリアパルテバッサコンバーチャイルボルドバッソエボルドデストロウニシベーネエピエガベネアンゴロTieni, estira e apri. Altra parte, combacia bordo basso e bordo sinistro. Unisci bene le linee, piega bene angolo, tiene, estira e apri. Ora pieghiamo una linea orizzontale verso dietro al centro di due diagonali. Rovescia la carta e combaciando due diagonali piega una orizzontale che passa il punto che si incrociano due diagonali. Apri e rovescia. Stuzzicando il centro solleva la linea orizzontale e tirando su piega tutte le linee e diventa un triangolo. Ora stira bene. E per piegare la linea centrale su questo triangolo, volta la pagina e piega al centro, così abbiamo una linea centrale. Ora pieghiamo metà della metà di triangolo, quindi bordo destro alla linea centrale e piega. Qua stira bene, apri. Ora bordo alto e la linea centrale combacia e piega. Anche qua piega bene e apri. Ora pieghiamo due linee insieme, da alto, da basso fino a dove si incrocia. E poi parte alta combaciando unisci bene due bordi e piega con pollice indice. E stira bene, piega bene, stira bene, poi apri tutto. Facciamo anche l'altra parte. Pieghiamo metà della metà di triangolo, quindi bordo sinistro alla linea centrale e piega. Apri e bordo alto. Combacia linea centrale e piega e stira bene. Apri e piega due linee insieme da basso e da alto fino a dove si incrociano. Poi parte alta unisci bene i due bordi e piega a metà. Piega con pollice indice. Piega bene e poi stira bene bene. Apri. Solleva primo strato di parte destra. Alza e apri, metti la dita e apri, apri, apri e schiaccia. E piega i segni che abbiamo piegato prima. E poi al centro c'è una linea orizzontale. Piegando questa linea, tira giù e piega verso interno. Le pieghe ci sono già, quindi basta ripiegare. E stira bene. Unisci bene la punta e tira su. E linea verticale. Piega verso destra, sistema bene la punta e piega bene. E anche parte sinistra, solleva e apri, metti la dita, apri, apri e schiaccia. E piega dove ci sono i segni che abbiamo lasciato prima. E pieghiamo la linea orizzontale e tira giù e pieghiamo verso interno. Piega bene la punta, stira bene e porta alto.
y pliega línea vertical verso sinistra. Sistema bene la punta, stira bene. E mettiamo la banconota. Ora pieghiamo la striscia a parte alta verso dietro, quindi rovescia la carta e qua pieghiamo due volte, una volta e ancora una volta, piega due volte e altezza di striscia e diventa la striscia di questa qua. Quindi altezza potete decidere voi quanto volete e poi da alto piega fino in fondo. Pieghiamo fino a metà della parte blu, quindi solleva un po' e inserisce fino in fondo. Chiudi, stira bene e rovescia. Adesso pieghiamo da destra e da sinistra. E larghezza potete decidere voi, dipende dal contenuto. E basta che si incrociano e la stessa distanza da destra e sinistra. Piega dritto, prima da destra poi da sinistra, poi nella tasca di parte destra inserisce da sinistra, poi parte striscia metti sotto di quella sinistra, rovescia. Ora facciamo la testa di guru e la punta tira verso giù sinistra e facciamo la forma di testa di guru e qui apre da fianco e schiaccia da alto e piega verso interno, piega a metà e stira bene la busta, è pronta. Per piegare una banconota a un terzo, in fronte dove c'è architettura sopra, e prima piega da sinistra, poi da destra, così facile da aprire. È una busta ben augurante, provate con un foglio bicolore. Arigatou gozaimashita!